Buongiorno, è veramente un piacere partecipare quest'anno alla Maratona del Sonno 2022, che è il contributo dell'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, allo World Sleep Day 2022, la giornata mondiale del sonno. Il motto della giornata mondiale del sonno quest'anno è Migliore qualità del sonno significa migliore qualità della vita. E la mia presentazione riguarderà le relazioni tra la qualità del sonno e i disturbi cardiovascolari. Io mi chiamo Alessandro Silvani, sono professore associato di fisiologia all'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Campus di Ravenna. Dichiaro l'assenza di conflitti di interesse per questa presentazione. Perché parlare di qualità del sonno e disturbi cardiovascolari? Perché i disturbi cardiovascolari sono tra le prime cause di morte al mondo. Vedete in questo grafico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità le malattie, la cardiopatia ischemica, quindi l'infarto del miocardio, ad esempio, l'ictus, rappresentano cause di morte molto più importanti di altre pur importantissime come le malattie dei reni, il diabete o il morbo di Alzheimer. Quindi è importante tener conto dei disturbi cardiovascolari. Che cos'è il sonno? Avrete sentito e ne sentirete parlare ancora durante questa maratona. Molto in sintesi, il sonno è costituito da degli stati comportamentali. Sono non REM, sono senza movimenti oculari rapidi, e sono REM, sono con movimenti oculari rapidi. Il sonno REM, rappresenta circa il 20% del tempo totale di sonno, è più abbondante alla fine della notte e di norma è preceduto dal sonno non REM. Entrambi gli stati comportamentali, sonno non REM e sonno REM, sono caratterizzati dalla perdita reversibile, ci si può svegliare, delle relazioni attive con l'ambiente. Cosa vuol dire? Che noi possiamo ancora subire gli effetti dell'ambiente, per esempio suona una sveglia e noi siamo in grado di svegliarci, ma perdiamo la capacità di agire attivamente sull'ambiente, almeno in condizioni fisiologiche. Questa quindi, quella del sonno, è una condizione di relativa inattività, che come poi vedremo in questa presentazione ha un valore adattativo perché tende a presentarsi in quei momenti della giornata di 24 ore in cui la disponibilità, diciamo, di cibo nell'ambiente, almeno in condizioni naturalistiche, ecco, non quelle della nostra vita, diciamo, sociale e in qualche maniera artificiale, la disponibilità di cibo, dicevo, è forse più ridotta. Il sonno è un fenomeno che riguarda l'intero organismo, quindi riguarda il sistema nervoso centrale, certamente riguarda il cervello, ma riguarda anche tutte le altre parti del corpo, fra cui appunto l'apparato cardiovascolare, il cuore ed i vasi sanguigni. Perché l'apparato cardiovascolare si occupa proprio di mandare il sangue ai tessuti e quindi fornire ai tessuti i nutrienti di cui essi hanno bisogno per funzionare e portare via i prodotti di scarto che questi tessuti producono per funzionare. Inoltre il flusso di sangue permette di far funzionare i nostri reni e quindi di purificare, se vogliamo, il nostro corpo dai prodotti di scarto. Ebbene, tutte queste funzioni sono particolarmente importanti nel momento in cui noi abbiamo una relazione attiva con l'ambiente, perché per farlo abbiamo bisogno di utilizzare i nostri muscoli, che evidentemente per funzionare consumano energia. Nel momento in cui invece noi ci troviamo in una situazione di perdita di relazione attiva con l'ambiente, in una situazione di inattività adattativa, è chiaro che questo consumo extra di energia che ci serve per interagire attivamente con l'ambiente si riduce. E quindi è ben ragionevole che anche l'apparato cardiovascolare riduca la propria attività di conseguenza. In un certo senso è un po' come diciamo, il comportamento di coloro che abbassano magari un attimo il valore di riferimento della temperatura in casa, no? Con quello impostato tramite il termostato di una caldaia, in previsione di qualche giorno in cui magari la casa non sarà abitata. Ebbene, questo ci fa capire come fisiologicamente sia perfettamente plausibile e anzi vorrei dire adattativo che gli stati comportamentali di sonno non REM e sonno REM abbiano un effetto importante sull'apparato cardiovascolare.
E questo effetto si manifesta proprio come noi ci possiamo attendere. In particolare, nel passaggio dalla veglia al sonno non REM avvengono delle modificazioni piuttosto complesse a livello del sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico, che è quello tramite cui il nostro sistema nervoso centrale controlla il cuore ed i vasi sanguigni. In particolare, il tono parasimpatico o vagale aumenta e questo contribuisce a ridurre la frequenza cardiaca durante il sonno non REM rispetto alla veglia. E questa riduzione di frequenza cardiaca contribuisce a ridurre la gittata cardiaca, cioè la quantità di sangue che il cuore pompa nell'unità di tempo durante il sonno non REM rispetto alla veglia. Contemporaneamente, il tono simpatico, il sistema nervoso simpatico è l'altra branca del sistema nervoso autonomo, il tono simpatico diminuisce nel passaggio dalla veglia al sonno non REM. E questo ha un effetto importante sulla resistenza che i vasi sanguigni offrono al flusso del sangue. In particolare, la riduzione del tono simpatico durante il sonno non REM comporta una riduzione della resistenza dei vasi sanguigni al flusso del sangue all'interno dei muscoli scheletrici e all'interno dei nostri reni. Questi sono dei letti vascolari molto importanti per il controllo della resistenza vascolare totale. È vero che in altri letti, come il letto vascolare che irrora il cervello, per esempio, o quello che irrora il cuore, il cosiddetto circolo coronarico, in altri letti, durante il sonno non REM c'è un aumento della resistenza vascolare. Perché avviene questo? Questo avviene perché il consumo energetico, come dicevo, del cuore, che pompa a una frequenza più bassa e, come vedremo, contro una pressione più bassa, ma anche il consumo energetico del cervello durante il sonno non REM, in particolare il sonno non REM più profondo, diminuiscono in maniera significativa rispetto alla veglia. E il fatto che questi tessuti, il cuore e il cervello, consumino di meno nel sonno non REM profondo rispetto alla veglia viene rilevato, se vogliamo, da dei meccanismi locali che agiscono proprio a livello del tessuto e vengono chiamati tecnicamente meccanismi di accoppiamento flusso-metabolismo. Ebbene, questa riduzione del metabolismo viene rilevata, dicevo, a livello locale e comporta un aumento della resistenza vascolare. Come dire, non c'è bisogno di tanto sangue che arrivi al cuore e al cervello nel momento in cui il cuore e il cervello consumano un po' di meno. Tuttavia, questi effetti dell'accoppiamento flusso-metabolismo a livello del sistema nervoso e del circolo coronarico sono inferiori quantitativamente agli effetti della riduzione del tono simpatico sui vasi dei muscoli scheletrici e dei reni, sicché l'effetto predominante è quello di una riduzione della resistenza vascolare totale e questo comporta alla fine una riduzione della pressione arteriosa. Quindi, riassumendo, durante il sonno non REM rispetto alla veglia, la pressione arteriosa diminuisce e questo è principalmente dovuto a una riduzione del tono simpatico sui vasi sanguigni, dei muscoli scheletrici e dei reni. Contemporaneamente, diminuisce anche la frequenza cardiaca. Il risultato quindi è che anche l'apparato cardiovascolare si mette, tra virgolette, a riposo un poco durante il sonno non REM rispetto alla veglia. Che cosa accade nel passaggio dal sonno non REM al sonno REM? Ecco, le cose in qualche modo si invertono. Il tono parasimpatico tende a diminuire, anche se questo è un effetto un poco più incerto. In ogni caso la frequenza cardiaca aumenta perché contemporaneamente aumenta anche il tono simpatico e questo contribuisce ad un aumento della gittata cardiaca, che come dicevo è la quantità di sangue che il cuore pompa nell'unità di tempo, e a sua volta ciò contribuisce ad un aumento della pressione arteriosa. L'aumento del tono simpatico comporta anche un aumento della resistenza dei vasi sanguigni al flusso di sangue nei muscoli scheletrici, quindi l'opposto di quello che avveniva nel sonno non REM. Durante il sonno REM però accade qualcosa di, in un certo senso, straordinario dal punto di vista fisiologico e in particolare accade che il tono simpatico, che pure aumenta a livello del cuore, a livello dei vasi, dei muscoli scheletrici, altrove diminuisce. In particolare il tono simpatico a livello dei vasi sanguigni, dei reni e dell'intestino diminuisce e questo contribuisce a ridurre la resistenza vascolare a livello dei reni e dell'intestino. L'accoppiamento flusso-metabolismo, quel meccanismo locale che permette di accoppiare cambiamenti del consumo energetico locale alla resistenza vascolare, contribuisce a complicare ulteriormente la situazione.
In particolare, il cervello, il cuore cominciano a consumare di più rispetto al sonno non REM e quindi i vasi sanguigni si dilatano a livello proprio del cervello e del cuore per permettere di portare più sangue. La resistenza vascolare quindi diminuisce per accoppiamento flusso-metabolismo. Invece, a livello del muscolo scheletrico accade un'altra cosa piuttosto straordinaria. Ce ne sono tante di cose straordinarie che caratterizzano il sonno REM, e questa è una sorta di paralisi muscolare, si chiama atonia tecnicamente, che fortunatamente risparmia i muscoli che ci permettono di respirare, ma che altrove invece sostanzialmente riduce in maniera drammatica l'attività dei muscoli scheletrici. E questa ridotta attività, viene di nuovo rilevata a livello locale, contribuendo ad aumentare la resistenza vascolare per questo accoppiamento flusso-metabolismo. Quindi, come vedete, una situazione estremamente complicata in cui in diversi distretti vascolari la resistenza sale oppure diminuisce per via di meccanismi che si comportano in maniera diversa a seconda dei distretti. Vedete, il tono simpatico che aumenta a livello dei muscoli scheletrici diminuisce nei reni e nell'intestino. Accoppiamento flusso-metabolismo che dilata i vasi del cervello e del cuore, mentre invece fa costringere i vasi del muscolo scheletrico. Questa confusione, vogliamo dire, fisiologica, rende ragione di una certa fragilità del sonno REM dal punto di vista del mantenimento del benessere, del normale funzionamento dell'organismo, tecnicamente del mantenimento dell'omeostasi. E rende ragione del fatto quindi che sia un momento un poco di vulnerabilità del nostro corpo, il sonno REM, in presenza di alterazioni patologiche magari che mettano alla prova i meccanismi di controllo cardiovascolare. In ogni caso, qual è l'effetto netto di queste azioni, se vogliamo, contrastanti? L'effetto netto è quello di un aumento della resistenza vascolare, quindi di nuovo quello che vince è questo effetto sui muscoli scheletrici e questo contribuisce perciò ad aumentare la pressione arteriosa. Quindi riassumendo, durante il sonno REM rispetto al sonno non REM, le modificazioni del sistema nervoso autonomo sono estremamente complesse e molto peculiari anche dal punto di vista fisiologico, con un aumento dell'attività simpatica al cuore e ad alcuni vasi sanguigni, una riduzione dell'attività simpatica ad altri vasi sanguigni, da loro una tendenza alla riduzione del tono parasimpatico. L'effetto complessivo ci porta ad un aumento della pressione arteriosa rispetto al sonno non REM, che quindi risale la pressione arteriosa tornando verso i valori di veglia, pur raramente raggiungendoli a livello tonico, a livello di media. Ricordiamo però che il sonno REM rappresenta una parte, diciamo, minoritaria del tempo totale di sonno, circa il 20%. Quindi, il fatto che il grosso del sonno sia rappresentato da sonno non REM e che durante il sonno non REM la pressione arteriosa diminuisca in maniera talora significativa rispetto alla veglia, fa sì che globalmente, l'effetto del sonno sia un effetto di riduzione della pressione arteriosa. Come fa il sonno a esercitare tutti gli effetti che ho elencato, ecco, nelle diapositive precedenti? Il sonno è in grado di agire su ogni livello gerarchico della regolazione cardiovascolare. Agisce sia sul livello gerarchico più basso, quindi quello dei meccanismi locali che non hanno bisogno di ormoni, non hanno bisogno di nervi, hanno solo bisogno dei tessuti, ecco, in cui agiscono. E questi meccanismi sono l'accoppiamento flusso-metabolismo, di cui ho già parlato, ovvero quel meccanismo che fa sì che se aumenta il metabolismo energetico a livello locale, i vasi si dilatino per portare più sangue al tessuto che sta consumando di più e viceversa, evidentemente nel caso in cui il metabolismo diminuisca. Ma c'è anche la cosiddetta regolazione chimica del flusso ematico. Se c'è poco ossigeno, se c'è tanta anidride carbonica, CO2, all'interno dei nostri tessuti, allora i vasi sanguigni, quelli almeno fuori dai polmoni, si dilatano. E questo permette di portare un pochino più sangue. Questo è rilevante perché durante il sonno fisiologicamente in effetti c'è un pochino meno ossigeno e c'è un pochino più anidride carbonica a livello dei tessuti. Quindi il sonno agisce anche a questo livello. E poi c'è la cosiddetta autoregolazione del flusso ematico, che è un meccanismo che permette al flusso, diciamo, di risentire poco di perturbazioni di pressione arteriosa. Ebbene, e anche questo meccanismo resta vigente durante il sonno.
Ma il sonno agisce anche e soprattutto sul livello gerarchico intermedio del controllo cardiovascolare, che è quello dei meccanismi riflessi in retroazione negativa, un termine tecnico che va a indicare dei meccanismi nervosi che cercano di compensare dei problemi a livello della pressione arteriosa oppure a livello di altre variabili, come per esempio la disponibilità di ossigeno o di anidride carbonica ai tessuti. Quest'ultimo caso è quello del cosiddetto riflesso chemorecettivo: se se la quantità di anidride carbonica cambia in maniera troppo rilevante, ecco che questo riflesso scatta, cerca di compensare facendoci respirare diversamente, ma modifica anche il controllo, del sistema nervoso autonomo. Esiste durante la veglia un altro riflesso che si chiama riflesso pressorio dell'esercizio. Nel momento in cui noi utilizziamo i nostri muscoli tramite dei meccanismi complicati e peraltro neanche completamente noti ancora, ci porta sulla pressione arteriosa questo riflesso e la frequenza cardiaca. E quindi ci aiuta a portare sangue ai muscoli in esercizio. È chiaro che durante il sonno noi abbiamo uno stato di inattività, no? Adattative, quindi questi muscoli si usano meno e perciò questo riflesso è chiamato meno in gioco. E poi c'è il meccanismo fondamentale del controllo cardiovascolare, che è il cosiddetto riflesso barorecettivo. E questo meccanismo rileva variazioni della pressione arteriosa, sebbene indirettamente, e risponde a queste variazioni modificando la frequenza cardiaca, la resistenza dei vasi sanguigni, in modo da cercare di riportare la pressione arteriosa verso i valori, tra virgolette, normali, quindi verso i valori che c'erano prima della perturbazione, mettiamola così. E questo è il meccanismo realmente dominante nel controllo della pressione arteriosa, e come vedremo è un meccanismo che viene profondamente modificato dal sonno. In che maniera? Ecco, questo ci porta, per rispondere a questa domanda, a sottolineare che il sonno ha un effetto importante anche sul livello gerarchico più alto del controllo cardiovascolare, che è quello dei cosiddetti meccanismi proattivi anticipatori, i cosiddetti comandi autonomici centrali, che a differenza dei meccanismi riflessi in retrazione negativa, non cercano di risolvere un problema che si è già manifestato, ma cercano di prevenirlo, di anticiparlo. E quindi, per esempio, dei comandi autonomici centrali sono ben noti a caratterizzare l'esercizio fisico, in particolare nelle sue fasi iniziali, proprio per anticipare le modificazioni, no, cardiovascolari che si associano all'esercizio e permetterci di svolgere l'esercizio in maniera ottimale dal punto di vista del supporto cardiovascolare. Ebbene, comandi autonomici centrali è ragionevole che si manifestino anche durante il sonno e che abbiano un ruolo importante nel modificare l'attività del riflesso barorecettivo. Un esempio può forse chiarire questo ragionamento. Vedete, qui riporto in piccolo l'immagine che riassume le modificazioni cardiovascolari nel passaggio dalla veglia al sonno non REM. Conoscete una riduzione del tono simpatico che, assieme a un aumento del tono parasimpatico, riduce la frequenza cardiaca, riduce la resistenza vascolare sistemica e come effetto finale riduce la pressione arteriosa, quello di cui abbiamo appena parlato. Quindi riassumendo, nel sonno non REM rispetto alla veglia, la frequenza cardiaca diminuisce, la resistenza vascolare diminuisce e la pressione arteriosa diminuisce. Bene, il riflesso barorecettivo rileva variazioni della pressione arteriosa e in risposta a queste variazioni della pressione arteriosa, il riflesso barorecettivo che cosa fa? Cerca di compensarle, cerca di farle venire meno. Come? Aumentando la frequenza cardiaca e aumentando l'attività simpatica ai vasi, dunque la resistenza dei vasi sanguigni. Questo è ciò che fa il riflesso barorecettivo, ma qui, nel passaggio dalla veglia al sonno non REM, accade esattamente l'opposto. La pressione arteriosa diminuisce, ma contemporaneamente diminuiscono frequenza cardiaca e resistenza vascolare, mentre il riflesso barorecettivo dovrebbe farle aumentare. Quindi apparentemente, durante il sonno non REM rispetto alla veglia, il riflesso barorecettivo non funziona, ma solo apparentemente, che in realtà sta funzionando, ma sta funzionando in maniera diversa. Vedete, l'attività del riflesso barorecettivo può essere quantificata tramite grafici di questo tipo, che certo hanno una loro complessità, ma si possono interpretare anche intuitivamente. Vedete, qui in orizzontale c'è la pressione arteriosa e in verticale c'è l'attività simpatica. Al crescere della pressione arteriosa, l'attività simpatica viene ridotta dal riflesso barorecettivo proprio per cercare di riportare la pressione arteriosa ai valori che c'erano prima
della perturbazione. Il punto, vedete, è che le curve che rappresentano queste funzioni non sono fisse, ma possono cambiare a seconda delle diverse condizioni. Quindi, in particolare, in questi grafici si confrontano l'esercizio fisico, la situazione di riposo, lo stress. Quindi, al crescere della pressione, l'attività simpatica viene ridotta dal riflesso barorecettivo. Questa è una buona cosa perché cerca di riportare giù la pressione che era cresciuta, ma l'attività simpatica diminuisce in modo diverso a seconda della condizione in cui siamo: esercizio, riposo, stress e anche sonno. Anche se le conoscenze su quello che accade durante il sonno sono ancora, se vogliamo, un poco embrionali rispetto alle conoscenze che abbiamo in condizioni come l'esercizio fisico, ma l'evidenza sta crescendo proprio a dimostrare che questi cambiamenti dell'attività del riflesso barorecettivo avvengono non solo durante l'esercizio e lo stress, ma avvengono anche durante il sonno e ci spiegano in maniera importante le modificazioni cardiovascolari associate al sonno. E questi effetti, diciamo, dei comandi autonomici centrali sul riflesso barorecettivo e più in generale sul controllo cardiovascolare durante il sonno si manifestano certo a livello dell'intero periodo di sonno, quindi almeno degli interi stati comportamentali, no? Sonno non REM e sonno REM, ma si manifestano anche all'interno degli stati comportamentali stessi nel momento in cui si manifestano delle perturbazioni, dei cambiamenti della qualità del sonno. Un esempio è dimostrato in questi grafici che sono dei tracciati cosiddetti polisonnografici da un paziente in presenza di movimenti periodici delle gambe durante il sonno non REM. Questi tecnicamente vengono chiamati PLMS, quindi siamo in sonno non REM e le gambe vanno incontro a dei movimenti, a delle contrazioni muscolari periodiche che sono indicate in questo paziente da questi aumenti, ecco, dell'attività che vedete del segnale che viene riportato in questo canale qui, ecco, ce ne sono quattro, e potete osservare, valutando l'elettrocardiogramma qua, potete osservare che in corrispondenza di ciascun movimento degli arti si ha un aumento di frequenza cardiaca. Come facciamo a vedere l'aumento di frequenza cardiaca? Dal fatto, vedete che queste barrette verticali, ciascuna delle quali corrisponde a un battito nell'elettrocardiogramma, sono molto più ravvicinate. Poco dopo, vedete, il movimento degli arti rispetto a quello che accade in condizioni basali. Osservate come sono ravvicinate qui rispetto a qua, qui rispetto a qua, qui rispetto a qua e così via. Quindi anche all'interno dello stato di sonno, eventi cosiddetti fasici, tecnicamente, quindi che durano poco, pochi secondi, comportano delle modificazioni cardiovascolari che in un certo senso sono analoghe a quelle che caratterizzano le differenze tra interi stati comportamentali. Qui la frequenza cardiaca nel sonno non REM torna su verso i valori di veglia in presenza di questo evento motorio, seppure molto localizzato, durante il sonno non REM. Quindi gli effetti del sonno sul controllo cardiovascolare, largamente mediati da comandi autonomici centrali che modificano l'attività del riflesso barorecettivo, si manifestano anche su scala temporale ridotta di pochi secondi. Ma si manifestano anche su scala temporale molto più lunga di ore, perché il sonno e la veglia sono certamente importantissimi nel controllare la frequenza cardiaca e la resistenza vascolare, ma sono a loro volta sotto il controllo del nostro orologio molecolare. Il nostro orologio molecolare, che è sensibile al ritmo ambientale di luce e di buio, è governato da dei meccanismi nel nostro cervello, in una porzione del cervello che si chiama nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, ma è un orologio che poi viene replicato anche a livello di tante altre cellule del nostro organismo, come quelle dei vasi sanguigni, del cuore. Quindi abbiamo tanti orologi molecolari nel nostro organismo, un orologio dominante, il nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, sensibile alla luce, e tanti orologi, se vogliamo, dipendenti a livello delle cellule. Ebbene, il ritmo circadiano ha un ruolo fondamentale nel determinare la tempistica, se vogliamo, e anche le caratteristiche del sonno, ma ha anche un ruolo diretto nel controllare la frequenza cardiaca e la resistenza vascolare. Inoltre, gli orologi molecolari periferici essi stessi contribuiscono alla funzione del cuore e dei vasi sanguigni, particolarmente gli orologi che si trovano appunto nelle cellule del cuore, quelle dei vasi sanguigni. E gli orologi periferici sono controllati
dall'orologio dominante che si trova nel nucleo soprachiasmatico, sia direttamente tramite dei meccanismi ormonali, sia indirettamente tramite le modificazioni dell'attività metabolica e della disponibilità, se vogliamo, di cibo e di nutrienti, che corrispondono all'alternanza della veglia e del sonno. Non dimentichiamo che noi mangiamo e quindi introduciamo energia solo quando siamo svegli, almeno fisiologicamente quello che accade, mentre invece il nostro consumo energetico è maggiore durante la veglia, anch'esso rispetto a quello durante il sonno. Quindi, riassumendo, su scala temporale più ampia, che è quella dell'intera giornata, dobbiamo considerare il ruolo dei ritmi circadiani che da un lato controllano la veglia e il sonno, dall'altro direttamente hanno un effetto sul cuore e sui vasi sanguigni, tramite il sistema nervoso autonomo, ma anche tramite le cellule che costituiscono il cuore e i vasi sanguigni. Ritmi circadiani che quindi rappresentano dei meccanismi di controllo anticipatorio, quindi proattivo, anticipano i problemi, un po' come i comandi autonomici centrali, anziché risolvere i problemi come i riflessi in retrazione negativa, sono sincronizzabili da parte della luce, sono distribuiti, orologi molecolari nel cervello, nucleo soprachiasmatico, ma anche nelle cellule periferiche, e hanno un'organizzazione gerarchica, cioè comanda il cervello e le cellule dei tessuti periferici rispondono. Perciò si configura un quadro in cui su scale temporali diverse, che vanno da ore, quelle della giornata, no, dei ritmi circadiani, a minuti, e sono i cambiamenti degli stati comportamentali, veglia, sonno, non REM, a secondi, e sono gli eventi fasici all'interno del sonno, come i movimenti degli arti di cui abbiamo discusso poco fa. Ecco, a queste diverse scale temporali corrispondono dei comandi autonomici centrali che modificano l'attività dei meccanismi di controllo cardiovascolare e in particolare del riflesso barorecettivo, determinando alla fine modificazioni di pressione arteriosa. Perché questo è rilevante? Perché nel momento in cui avvengono dei disturbi del sonno che vanno a modificare, a ridurre in maniera significativa la qualità del sonno, ecco allora che tutti i meccanismi fisiologici di cui ho discusso poc'anzi evidentemente vengono meno. E questo non rappresenta solamente diciamo, un'aspettativa basata sulla teoria o su altri dati sperimentali, ma rappresenta un dato empirico. In effetti, l'evidenza clinica ci dimostra che in patologie, in disturbi del sonno rare, come ad esempio la narcolessia di tipo 1, o molto più comuni, come le apnee ostruttive notturne, come l'insonnia, la sindrome delle gambe senza riposo, o anche delle alterazioni caratterizzate da un disallineamento fra il nostro ritmo circadiano e il nostro ritmo attività-riposo. Pensiamo al lavoro turnista, in cui i lavoratori vengono portati a lavorare in momenti in cui il loro ritmo circadiano porterebbe invece all'addormentamento. In tutte queste condizioni l'evidenza empirica ci dice che ci sono alterazioni cardiovascolari associate. E queste alterazioni cardiovascolari possono portare ad un aumento del rischio di eventi avversi, appunto cardiovascolari, essenzialmente determinando un aumento del carico di aterosclerosi e delle alterazioni anche patologiche a livello cardiaco. Bene, questo rappresenta un insieme di ipotesi di ricerca, quindi c'è ancora tantissimo da fare, tantissimo da imparare per comprendere quali sono i meccanismi in gioco, ma l'idea, in poche parole, è che un aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca durante la notte rappresenti un aumento nel momento sbagliato, perché un aumento di queste variabili cardiovascolari durante la notte avviene quando il nostro ritmo circadiano sta dicendo al cuore e ai vasi sanguigni di riposarsi. Allora, questa dissociazione tra un ritmo circadiano che dice al cuore e ai vasi sanguigni questo è il momento del riposo e una condizione invece in cui il riposo non c'è dal punto di vista cardiovascolare, perché la pressione è alta, la frequenza cardiaca è alta, perché ci sono dei disturbi che alterano la qualità del sonno, questa dissociazione potrebbe essere l'aspetto chiave che rende ragione dell'aumentato rischio cardiovascolare. Ancora una volta si tratta di ipotesi di ricerca, di un lavoro che è in corso molto attivamente in tante parti del mondo, ma è un lavoro che è molto interessante tenere in considerazione perché? Perché offre la possibilità di pensare a delle strategie
di prevenzione dei disturbi cardiovascolari proprio tramite una prevenzione, una cura dei disturbi del sonno. Di nuovo, questa è una prospettiva futura, è un'ipotesi di lavoro, di ricerca, ma è estremamente importante proprio considerando il grande contributo delle patologie cardiovascolari alle cause di morte a livello globale. Vi ringrazio per l'attenzione.